Buonasera a tutti quanti, cercherò di essere abbastanza sintetico visto che capisco che ormai insomma, l'ora è quella giusta. E appunto per questo allora, velocissimamente, io faccio parte dello staff di progettazione di sistemi e costruzioni, che è un'azienda di Suvignano, qua di Modena, che opera da parecchi anni nel settore delle costruzioni in legno. È un'azienda che ha insomma, tutte le certificazioni necessarie per poter operare nel settore delle strutture e ha al suo interno diciamo, fondamentalmente due grosse divisioni, grandi strutture ed edifici. Veniamo all'intervento di oggi. Allora, parliamo di, appunto di questo spazio che erano le ex officine reggiane che hanno subito un periodo di svariati anni, di una trentina d'anni di abbandono e adesso praticamente con un progetto molto più ampio si cerca di riconvertire quest'area dalla posizione molto strategica. Allora, vedete qua, questa è l'area delle ex officine reggiane, questa è la stazione di Reggio Emilia, questo è il capannone oggetto dell'intervento che andremo a vedere adesso. Tutta quest'area qua comunque è in progetto di essere diciamo, rivalutata e riconvertita in spazi per la ricerca, per la tecnologia, eccetera. Allora, un breve cenno, anche perché dopo per apprezzare quello che è stato il restauro bisogna capire un po' che cos'erano questi luoghi fin dalla loro nascita. Allora, nascono nel Novecento, le officine reggiane si occupano subito di fabbricazione di convogli ferroviari, poi dopo passano col militarismo alla produzione di materiale bellico e aerei da caccia. Toccano l'apice nel 41, arrivando al quarto posto in Italia come volumi di lavoro e livelli di occupazione e dopo dal 44 inizia insomma, il periodo più difficoltoso che li porterà poi alla chiusura con il bombardamento degli alleati e insomma, tutto quello che succede nel dopoguerra. Vivono una fase di rinnovo producendo diciamo, materiale per il settore agricolo, ma diciamo, dopo subiscono un fisiologico declino. Questo è il capannone 19, vedete com'è la geometria, quindi è un capannone con un due acque sfalsato, questa è la navata centrale, sorretta con la copertura a due acque sorretta da delle capriate e dei telai che hanno una cadenza di circa 5 metri. Un po' di dati, in particolare mi piace sottolineare, lo faccio volentieri, il progettista architettonico, lo studio dell'architetto Andrea Oliva e lo strutturista che dal punto di vista diciamo, dei moduli in legno ha dovuto fare cose interessanti, diciamo così. La tecnologia impiegata per realizzare i moduli in legno è quella del sistema telaio platform frame, utilizzata sia a livello di pareti che a livello di solai. Ah, una cosa che ci tengo a sottolineare è questa qua. I moduli al loro interno danno una compartimentazione RAI 60, quindi praticamente l'interno di questi moduli che sono stati destinati come laboratori per la ricerca legati all'Università di Modena e Reggio Emilia, avevano come esigenza quella di avere ambienti compartimentati, quindi in caso di incendio a livello generalizzato del fabbricato, il modulo diventa una cella chiusa, sicura, per 60 minuti non si è attaccati né da fumi né da calore. Questo è lo stato dei luoghi prima del
restauro, vedete il totale abbandono del fabbricato. E adesso un po' vediamo le fasi di intervento. Noi ci siamo occupati dei moduli in legno, però un breve cenno a tutto quello che è stato l'intervento di riqualificazione. Lo sbancamento interno del massetto, il rifacimento della sottostruttura di fondazione che già teneva conto della modularità e quindi del posizionamento dei futuri moduli in legno, la rimozione della copertura, il trattamento delle superfici metalliche del capannone, il consolidamento delle murature, quindi tutte le murature sono state sabbiate ma anche diciamo bonificate e strutturate, il rifacimento della copertura con un pannello sandwich preaccoppiato e l'inserimento di una serie di finestrature a nastro che danno luce poi ai moduli dentro e la parte diciamo di realizzazione dei moduli in legno, che è quella che ha interessato noi direttamente, in più gli impianti e le finiture finali. Questa è un po' la filosofia del progetto, partire da quello che c'era per insomma valorizzarlo e creare un qualcosa di innovativo. Quindi restauro dei paramenti in muratura, miglioramento sismico e restauro della struttura in acciaio, inserimento di moduli autoportanti in legno che si adattano alla geometria del capannone, l'integrazione quindi tra il vecchio e il nuovo, la nuova copertura e il risultato è appunto il Tecnopolo 19. Questi sono i prospetti. Questi prospetti frontali, questi murales che sono dell'artista, direi Blu si chiama, fatto nel 2009, sono stati mantenuti tutti e due, sono stati diciamo rinfrescati, però si è voluto proprio lasciare questa traccia che fa parte della storia di questo luogo. Queste sono alcune viste interne ancora in fase di progettazione, quindi sono di render, e vedrete, ricordatevi perché dopo diciamo la resa finale ricalca molto fedelmente questa situazione qua. Adesso vediamo un pochino più nel dettaglio la geometria la geometria di questi moduli e soprattutto vorrei passarvi quelle che sono state per noi diciamo le fasi, diciamo la situazione critica sia in fase di progetto che in fase realizzativa. Allora vedete che questa è la dimensione impianta del capannone, sono 75 metri di lunghezza e 30 nell'altra dimensione. All'interno ci sono vedete le navate, cioè i telai, sono telai distanti 4 metri e mezzo, diciamo 5 in terasse, e all'interno di ogni uno di questi telai qua viene riproposto un modulo che si distribuisce su tre livelli. Come vedete questo è il piano terra, poi c'è il piano primo e il piano secondo. Quindi ogni modulo all'interno di ciascuna campata si sviluppa su tre livelli. Poi vabbè, ci sono dei moduli che sono interamente dedicati alla distribuzione, quindi sono dei vari scalvani e sensore, come questo qua e questo qui. Qua vedete la numerazione dei moduli, questa l'abbiamo data noi per dare una sequenza anche di produzione e di cantiere. Siamo partiti da qua, dal modulo 1, in sequenza fino ad arrivare al modulo 15 e poi sono stati realizzati il 16, 17, 18, 19. Questi 16, 17, 19 sono moduli ad un livello perché diventano spazi per conferenze, insomma, sono sale polivalenti, ecco. Qua vedete le altre piante, la pianta del piano primo e la pianta del piano secondo. Questa planimetria l'ho voluta mettere, adesso non so se si riesce a percepire, io che conosco il progetto diciamo sì, però vorrei passarvi questa osservazione qua. Praticamente sono riportati i fili dei moduli a ciascun livello, questo filo rosso è il piano terra, il filo verde è il piano primo e il blu è il secondo. Vedete come diciamo, la sovrapposizione tra il retino blu e il retino verde rappresenta uno sbalzo
da vincere, da risolvere. Quindi dove queste, vedete, importanti, queste oggetti qui, si tramutano poi in difficoltà nel calcolo, nella realizzazione, tutte queste cose qua. Una cosa importante è che effettivamente dà una resa incredibile a questi ambienti è che ciascun modulo, appunto per questa modularità che è stata scelta, riesce ad acquisire luce naturale dalla copertura e dalle aperture laterali, per cui dopo lo vedrete nelle foto, questo effetto di luce naturale è tangibile proprio. E qua iniziamo a vedere un po' di struttura, vedete il sistema telaio con i quadranti verticali in parete telaio con i montanti in KVH C24, sezione 8-16, una sezione standard, quindi gran camion di materiale 8x16, è quello che è stato usato per la maggior parte. Vedete che l'interasse è variabile, nel senso che a seconda delle esigenze di calcolo si è andata a raffittire dove era necessario avere più portata delle pareti. Vedete come viene rivestita la struttura. Allora, esternamente abbiamo un pannello di finitura in legno, una doppia lastra di cartongesso, e questo pacchetto qua è quello che mi garantisce, assieme alla coibentazione interna, la tenuta, l'R delle strutture e anche la tenuta EI dell'involucro. Questi invece sono i solai, realizzati anche questi semplicemente con dei travetti. Questi hanno una sezione, direi, più grossa dell'820, adesso non me la ricordo, secondo me sono degli 820 questi qua, e sopra c'è un doppio sito di USB a creare l'impalcato rigido. Ecco qua una vista frontale dei moduli, vedete proprio la sequenza. Qua c'erano i moduli in costruzione, qua praticamente non c'è niente, qua i moduli in costruzione, qua i moduli che sono in fase di finitura, perché la sequenza di montaggio appunto è questa qua. Queste sono alcune foto finali, vedete che la resa ricercata nel progetto penso che sia stata centrata. L'architetto aveva un'esigenza che l'ha ripetuta finché non gli andava bene, per capirci, cioè è stato molto preciso ed esigente da questo punto di vista, e devo dire che ha avuto ragione. Cioè, l'effetto che si voleva era quello di scatole sovrapposte, per cui era molto importante che il di sotto di queste scatole coincidesse perfettamente con il di sopra della scatola che lo sostiene. Cioè, doveva esserci una pulizia a livello di linee che, diciamo, canterizzandolo normalmente non si riusciva a tenere. Sono stati necessari una serie di accorgimenti proprio per avere questo effetto qua. Questa è un'altra foto, cioè un'altra immagine dei luoghi finiti. Vedete gli aggetti importanti che si vedono. Gli aggetti importanti, le finestrature che vanno a prendere a luce dai corridoi, e poi le vedremo anche da sopra. Queste sono state un po' le criticità del progetto. Allora, sbalzi importanti fino a 4 metri, moduli che comunque sono su 3 livelli, 10 metri in totale di altezza, travi parete, quindi ritorno al tema anche qua della travi parete, con aperture importanti e la necessità di ripristinare diaframma sismico, solo pareti portanti esterne, quindi sono veramente delle scatole, all'interno non hanno pareti, pareti in falso, il carico accidentale per la destinazione d'uso erano 300 kg, la necessità di coibentare le pareti e comunque la particolarità, la difficoltà di lavorare all'interno di un capannone che già esisteva, la copertura era già fatta. Questo è uno spaccato costruttivo del modulo dove ho evidenziato un po' le cose che vi dicevo, l'altezza, le grandi aperture, gli sbalzi importanti, questo è il modulo 2, che ha uno degli sbalzi maggiori, 4 metri, e appunto la necessità di, alla fine, di dare una resa estetica
come quella che avete visto, ma soprattutto di garantire la sicurezza statica. Queste sono, diciamo, sono le piantine dei moduli con, vedete, le pareti, e quelle che vedete qua sono le aperture, quindi aperture importanti. E qua la sovrapposizione del piano terra, del piano primo e del piano secondo. Vedete la getta importante che c'è tra piano secondo e piano primo. Ecco, da queste foto, questa l'ho messa perché si riesce a vedere bene come la luce naturale filtra all'interno degli ambienti, nonostante l'unica, cioè apparentemente sembra che l'unica apertura sia questa. In realtà ci sono delle botole che vanno a prendere la luce appunto dalla copertura. Questa è la zona, insomma, la fase di cantiere. Abbiamo lavorato con questi mezzi qua, per cui niente gru, ma tutto con dei mezzi, diciamo, a ruota e con dei cestelli. Questo direi che sia proprio il modulo 2. Vedete, questo è l'aggetto di 4 metri che vedevamo prima. La struttura è tutta puntellata e ovviamente una volta completati tutti i fissaggi siamo andati a togliere i sostegni ed è stato una... già solo quello è stato un collaudo della struttura, che ovviamente non ha avuto problemi. Queste sono le piastre, gli hold down, fatti ovviamente ad hoc, inseriti all'interno del telaio, a presidio appunto del ribaltamento e degli sforzi di trazione che si vengono a generare, sia per i carichi verticali e anche per l'azione sismica, perché comunque Reggio Emilia è territorio sismico e questi moduli devono essere autoportanti, quindi a livello sismico devono riuscire a sostenersi. Qua invece vedete quel discorso che vi dicevo dell'allineamento dei fili e delle scatole, per cui spesso si è dovuto fare queste soluzioni qua, questi smanchi, per andare a ricreare quell'effetto di scatola sovrapposta finale. Qua è una roba, diciamo, da addetti ai lavori, però ho voluto fare un piccolo schemino per farvi capire cosa significa una trave parete, cosa significa una trave parete con aperture, specialmente nel caso in cui ha a che fare con un telaio, e aperture che praticamente prendono tutta l'altezza della parete. Questa è la situazione, il sisma agisce e in questa sono forze orizzontali che comunque devono essere contrastate all'estremità. Questa forza orizzontale, appunto generata dal sisma, deve essere controbilanciata da due reazioni nucleari su quelle che sono le pareti, diciamo, di testata. Queste pareti qua però sono sospese nel vuoto, per cui questi vincoli in realtà non esistono, o meglio, esistono se trasformo questa forza qua e la porto sulla parete che è appunto la trave parete. Quindi la trave parete è caricata con carichi verticali e questa azione qua che viene dall'azione sismica. Cosa succede? Se ho un'apertura, questa sarebbe la deformata naturale della trave parete. Si è dovuto andare a inserire degli elementi di rigidimento proprio per ricreare questa continuità interrotta dal serramento. Queste sono appunto le foto di queste putrelle di rigidimento che sono state inserite, vedete, sia lateralmente che diciamo frontalmente guardando il modulo. Queste le scale sono state realizzate in Ixlam, il corrimano ha una funzione autoportante, per cui diventa anche questo una sorta di trave parete, è fatto in Ixlam, però sostiene i gradini che sono realizzati interamente con un USB, quindi diciamo che ha funzione portante, in questo caso anche l'alzata assieme alla pedata hanno la funzione portante e vanno ad attaccarsi al pannello del corrimano. Questi sono gli ambienti prima, diciamo, delle fasi di finitura, vedete la luce naturale che entra nei luoghi, la finitura interna in questa fase qua, grezza comunque, è tutta USB, poi sulle pareti è stata fatta una doppia placcatura in una controparete in cartongesso. Qui invece è stata applicata direttamente un pavimento in resina, quindi direttamente su USB è stata fatta la pavimentazione, 3 mm direi di resina sono state applicate. Queste alcune viste sempre finali dei luoghi.
questa è la parte di ingresso con una zona soppalco che è stata restaurata, queste sono le travi d'acciaio esistenti, e sopra è stato rifatto un assito in legno. Queste le foto viste da fuori, vedete il murales che è stato conservato. Questa invece è una zona, è un, diciamo un'appendice in cemento armato che è stata realizzata per l'alloggiamento delle macchine, quindi è un volume aggiuntivo che va in continuità con la falda del fabbricato. Questa è sempre una vista da fuori. E con questo finisco anch'io. Grazie anche per quest'ultima presentazione con anche alcuni